Gli mette al Parlamento! Senza cravatta, perfetto, già pronto per la rubrica I meglio del Parlamento. Casual. Nome? Stefano, 40. Età? 43 anni, di Genova. Professione precedente? Beh, io sono laureato in giurisprudenza, facevo il consulente giuridico e poi ho iniziato a fare politica. Partito? SEL. Famiglia? Papà, mamma, sorella, gatto e poi, vabbè, grande amore, Maria. È la prima volta che sei in Parlamento? Sì. E un aggettivo per definire questa tua esperienza? Traumatica. Cosa fai esattamente per noi alla Camera? Mi occupo appunto di legge elettorale, riforme costituzionali, cercando insomma di opporre un po' di resistenza alle controriforme renziane. Scrivi, si corre per stravolgere la Costituzione, ma il conflitto di interessi è bloccato da 20 anni. Esattamente, e devo dire che su questo tema SEL, ma anche pezzi di Partito Democratico, in particolare la componente Civati, abbiamo fatto una grossa battaglia in Parlamento. Purtroppo appunto sono 20 anni che aspettiamo questa legge e ci è stato detto che dobbiamo aspettare ancora, mentre in pochi mesi si modificano 40 articoli della Costituzione senza colpo ferire. Il PD secondo te oggi è un partito di sinistra? Nel PD ci sono certamente componenti di sinistra, Renzi non è certamente un uomo di sinistra. Vorresti essere alleato del PD alle prossime elezioni? Se Renzi non è più segretario, sì. Vorresti salutare Renzi col pugno chiuso? No, Renzi vorrei dirgli di stare sereno, che tanto non durerà molto come Presidente del Consiglio. Alla Camera hai ottenuto maggiori tutele per le partite IVA. Non è un po' strano che un comunista oggi si occupi di queste invece di disoccupati o dipendenti? Assolutamente no, perché il mondo del lavoro è diversificato nel nostro paese e siccome noi non siamo una sinistra vetero, ma siamo una sinistra molto legata all'attualità, queste cose le sappiamo molto bene. Naturalmente dare più diritti alle partite IVA non vuol dire toglierli a chi i diritti li aveva, tipo i lavoratori dipendenti. Purtroppo la modifica dell'articolo 18 toglie ma non dà a nessuno. Da genovese ti sta simpatico il tuo conterraneo, Grillo? Dal punto di vista della simpatia sì, dal punto di vista politico penso che sia un'occasione persa. Immagino una società laica in cui la politica recuperi autorevolezza e la sinistra torni a essere motore del progresso. Come si fa? È una specie di sogno, lei ride giustamente, è una specie di sogno. Noi però facciamo politica per questo, siamo qui per questo, siamo in pochi ma molto combattivi. Cosa fai per tenerti in forma? Niente, lavoro. Ti accenni una tua canzone del cuore, ecco, qui puoi dare il meglio di te. Questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Affari costituzionali, una domanda d'obbligo per te è: quanti sono gli articoli della Costituzione? 139. Oh, questo mi sembra il minimo. Se sembra anche te il minimo, se noi ci siamo occupati solo di alcuni di questi 139. Dacci due motivi per riportarti in questo palazzo. Io credo l'onestà dell'impegno e il fatto di non aver smarrito l'ispirazione che ci ha portato qui.